Ciao a tutti Legofan, benvenuti. Come vi ho mostrato nel video del clown di compleanno, mi era arrivato un piccolo pacco con l'omaggio dell'ultimo acquisto che ho effettuato. Lo apriamo e andiamo a vedere insieme cosa contiene. Il perché dell'invio posticipato ve lo spiego subito. In pratica, aspettate che togliamo l'ingombro. In pratica, che era successo? Questo omaggio è stato disponibile fino al, ecco, adesso vi faccio vedere così, il 3031. È stato disponibile, come vi dicevo, fino al 13 di gennaio. È il quad dei pompieri. Io ho effettuato l'acquisto dopo il 13 gennaio e ho telefonato chiedendo se era ancora disponibile in ogni caso. La ragazza gentilissima che ha risposto al call center mi ha detto che insomma, ero fortunato e ne avevano ancora qualche bustina e quindi sono riusciti a mandarmelo. Ok, quindi sono stato fortunato. Ora che facciamo? Apriamo questo set e lo montiamo insieme. Il set ricorda molto da vicino uno uscito lo scorso anno, sempre all'inizio dell'anno, e anche in quel caso lì era una piccola, ma in quel caso lì però era una piccola macchinina dedicata all'universo della polizia. E devo dire che è piaciuta tanto, ha avuto un grande successo, sempre considerando i miei numeri, sul canale, ha superato già le 1000 visualizzazioni. Insomma, grazie ragazzi, è così, andiamo avanti. Benissimo. Non so se già vi ho detto che il set è costituito da soli 39 pezzi, bello questo giallo chiaro, non si vede spesso nei set. Il quad, come lo chiamano, oppure ATV, detta all'americana, che sta per All Terrain Vehicle, un veicolo in grado di andare su tutti i terreni, è un classico, se vogliamo, della Lego. Esce praticamente in tantissimi set, è stato fatto in tutte le salse possibili e immaginabili, però ha sempre un suo perché. E poi consideriamo comunque che parliamo di un omaggio, quindi come si dice in questi casi a cavallo donato, non si guarda in bocca. Però questo set ha alcune cose interessanti che poi vi farò vedere. Presenta comunque delle caratteristiche interessanti e piacevoli, non tanto nella costruzione del quad, ma per quanto riguarda la minifigura, alcuni degli accessori della minifigura, ma già ho detto abbastanza. Questo invece è un pezzo relativamente nuovo, se non addirittura nuovo per quest'anno, questo non lo ricordo bene, una sorta di roll bar. Insomma, che rende comunque più figo di sicuro la parte anteriore del quad. Ecco che qui andiamo a sistemare il manubrio. Qui ci mettiamo la parte. Eccolo qua. Il nostro quad sta venendo. Qui mettiamo un piccolo estintore, credo. Non vorrei fare qualche gaffe. Ok, e lì poi c'è la clip per l'altro accessorio della minifigura. Andiamo ora a sistemare le gomme. La prima.
seconda, eccolo qui, mettiamo ai loro posti. Ecco qui. E 4. Ok, questo è il nostro quad. Poi, come sempre, questi sono gli accessori della minifigura. Questa invece è la sirena. Carino. Questi sono due pezzi in più. Oh, allora andiamo a vedere invece la minifigura. Per quanto riguarda la stampa presente sulla minifigura, credo non ci sia nulla di nuovo. È un po', sono un po' i colori, un po' la divisa dei pompieri che è classica degli ultimi anni, con la fiamma qui stilizzata sul retro, il simbolo dei pompieri. La novità è un po' di fuliggine, se vogliamo, stampata qui sul viso. La novità è il cappello di colorazione rossa, che stranamente non sa di un colore legato, se vogliamo, ai pompieri, il rosso. Infatti i mezzi sono tutti, per la maggior parte rossi. Un cappello così non era mai stato presentato sulle teste dei pompieri. E poi l'altra novità è l'ascia di questo colore, carina. Era già uscito qualche accessorio tipo l'accetta dei boscaioli, se non sbaglio, proprio in una serie delle minifigure collezionabili Lego, che aveva questa colorazione grigia e rossa. Però un'ascia di questo tipo dei pompieri è una novità. Quindi, insomma, per essere una polybag in omaggio, ha comunque due accessori nuovi, come il cappello e l'ascia, appunto. Per quanto riguarda il quad, simpatico, carino, nulla di particolare, però vi ripeto, è comunque sempre un omaggio, che tra l'altro, con un minimo di acquisto, se ricordo bene, qui c'è una piccola sul manuale di istruzioni, sono un po' di set nuovi che è possibile acquistare, quelli del 2019. Questo ve l'ho già fatto intravedere in più di un'occasione, principalmente nell'unboxing, e questi due sono, questo ce l'ho già, insomma, in altre forme. Questo invece è un set con pochi elementi, quasi base, se vogliamo. Infatti è dai 4 anni in poi accessibile. E gli altri tre invece sono tre set che ho già messo nel mirino, che vorrei acquistare. Questo è un po' più costoso degli altri, ricordo se sta a 30 o 40, quindi lo prenderò sicuramente con gli sconti futuri. E questi invece sono due set da 20 e 20 ciascuno. Molto bello, non vedo l'ora di acquistarlo. Insomma, un po' di preview per quanto riguarda i set nuovi del 2019. Poi, in attesa anche di farvi vedere il catalogo nuovo. Ok, ragazzi, questa era la Polybag 30361, carina. Buona costruzione a tutti e al prossimo video. Ciao, ragazzi!